Bene, parliamo in questo video delle tecniche di abbordaggio. Ovviamente le tecniche di abbordaggio sono tecniche prevalentemente maschili e devono essere messe in atto con donne che non si conoscono, perché quindi il punto fondamentale, il punto numero uno delle tecniche di abbordaggio di cui devi tenere conto è che devono essere molto rapide. La persona, la donna, non deve neanche avere tempo di riflettere, perché più rifletterà, diciamo che la probabilità di successo è inversamente proporzionale a quanto tempo tu impieghi per abbordarla, perché se lei ti vede che tu la guardi, poi ti fai qualche giro in giro, magari sei al supermercato, faccio un esempio, poi ti rivede dopo un po', ti rivede che la punti, ecco che le tue probabilità di successo decadono esponenzialmente. Ti ritroverai in breve a non riuscire neanche a sicuramente anche con l'approccio migliore, con la strategia migliore, verrai preso. Come dire, verrai rimbalzato, non ti darà, non avrai nessuna possibilità. Quindi, punto numero uno è la rapidità. Devi essere molto rapido. Quindi, tieni presente una regola che è la regola dei 3 secondi. Dal momento in cui vedi una donna, hai tempo 3 secondi per fare un approccio qualunque esso sia. Quindi, regola numero uno. Regola numero due, per sorprenderla devi utilizzare l'interruzione di schema, cioè la persona deve vivere uno shock emozionale rapido, in modo tale che poi qualunque messaggio tu gli mandi, questo messaggio penetra direttamente nella sua parte emotiva e quindi non ha tempo di riflettere, attecchisce rapidamente. Ecco quindi che l'interruzione di schema deve fare qualcosa che non le dia modo di ragionare. Ad esempio, al supermercato fai finta di essere distratto, piuttosto hai il carrello, le dai una carrellata forte contro il suo carrello, tiri su un casino, dopodiché, senza magari pure la sbilanci un po', dopodiché rapidamente le dirai in modo molto veloce, molto rapido: oh cavolo, cosa è successo? Guarda, mi scusi tanto, guardi, non so come farmi perdonare, venga, le offro subito un caffè qua al bar qua vicino, perché assolutamente devo farmi perdonare. Lei non ne ha neanche tempo di riflettere, per dire, una cosa del genere. Questa tecnica si chiama interruzione di schema, vuol dire che fai qualcosa di inaspettato, e quando viene fatto qualcosa di inaspettato, la persona, come dire, tende ad accettare acriticamente, senza stare a riflettere molto. Un'altra cosa, beh, sono tutti gli approcci situazionali. Se sei, diciamo, in una certa situazione, devi utilizzare quello che ti offre il contesto, direi quello che passa al convento, insomma, per fare un approccio. Anche qua deve essere un approccio molto rapido, e deciso. Se, ad esempio, la vedi che guarda delle borse, senza riflettere, devi dire: oh, vedo che stai osservando queste cose, guarda, devo proprio comprarne una, sai, delle commesse non mi fido perché mi erano tutte rifilate dei bidoni, devo regalarne una a mia sorella. Aiutami un attimo a scegliere una. Vedo che da come ti vesti che hai buon gusto. Boom, una cosa veloce, rapida così, e avrai sicuramente buone possibilità di essere accettato socialmente. Il fine della tecnica di abbordaggio è quello che la persona ti accetta, inizia a parlare con te. Bene, ti do appuntamento al prossimo video e ti invito a seguirmi su http://www.seduzionevip.com. Ciao!